Buonasera, seconda edizione del TG Riviera dei Fiori. Nel nostro telegiornale parleremo del bilancio consultivo del Comune di Sanremo, ma anche dell'assemblea del Luxor, la cooperativa che gestisce il mercato dei fiori di Valle Armea, o ricapitalizzazione o commissariamento. Queste le due prospettive. Ancora ci occuperemo di mercatini, di manifestazioni, ma anche di cronaca e di vacanze. Bene, ieri il Consiglio Comunale di Sanremo ha approvato il bilancio consuntivo dell'anno 2011. Nella relazione dell'assessore Diego Maggio al Consiglio, interessante la parte che riguarda il conto consuntivo che chiude a 15 milioni di euro. Sentiamo. Il bilancio consuntivo chiude con un avanzo di 15 milioni 070. Nel 2010 erano 8 milioni 342, non è stato applicato al bilancio 2011 e pertanto è confluito nel preventivo. Non si è applicato in quanto avrebbe avuto un effetto negativo sul patto di stabilità perché non concorre alla parte positiva del saldo, mentre utilizzando le spese eventualmente finanziate incrementano gli effetti negativi del saldo. Pertanto, oltre all'avanzo dell'esercizio 2010, che abbiamo visto era di 8 milioni, con le economie e con i conti di residui dell'anno di competenza si è giunti ai 15 milioni. Ora, come è formato questo avanzo dei 15? È un discorso, non è che si siano risparmiati, che siano disponibili, non c'entra nulla perché l'avanzo si può usare soltanto per determinate voci, adesso lo vedremo. Si compone così l'avanzo come gestione finanziaria. Abbiamo un saldo di cassa all'inizio dell'anno di 48 milioni, riscossioni di 114, pagamenti di 119, si ha una differenza di 43 milioni. Da questo si prende atto dei residui attivi e residui passivi e si arriva ai 15 milioni. E veniamo all'assemblea di domani alle 17:30 nel mercato dei fiori di Valle Armea, l'assemblea del Luxflor, la cooperativa che gestisce lo stesso mercato. Il presidente Cristina Banaudo ha chiesto agli associati di partecipare. Importante infatti la riunione che dovrà determinare il futuro dell'organismo di gestione, dove che deve essere assolutamente ricapitalizzato. In caso contrario potrebbe essere commissariato ed arrivare un commissario di nomina regionale. Intanto si riparla del progetto di realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto della struttura, un progetto accantonato qualche mese fa. Il comune procederà con un'indagine di mercato per la concessione dell'affidamento dei lavori e della gestione di questi generatori sul tetto del fabbricato magazzini. Le domande dovranno essere presentate di partecipazione entro il 19 settembre 2012. La concessione prevede una durata di 20 anni per la fornitura di energia elettrica attraverso gli impianti fotovoltaici. Tutti i costi di manutenzione dovranno essere dell'affidatario. Il nuovo impianto, infatti, dovrà essere a costo zero per il comune. Nella convenzione per l'affidamento del mercato dei fiori a Uckfor era già contenuto proprio un articolo in cui si impegnava il comune a concedere gli spazi, se si eccettuano i tetti, che dovevano essere appunto utilizzati per realizzare un impianto fotovoltaico. Impianto che poi doveva servire ai costi di gestione della struttura. E veniamo alla cronaca. Due baschi verdi della Guardia di Finanza di Torino, di 31 e di 35 anni, sono rimasti feriti ieri in un incidente avvenuto intorno alle 18 sull'autostrada dei Fiori all'interno della galleria per Poggio. La loro auto è andata a sbattere contro la parete della galleria durante un servizio. Sembra che l'auto abbia fatto un testa a coda per poi carambolare contro il lato destro della galleria. Sul posto ponente emergenza. I due agenti sono stati trasportati all'ospedale di Sanremo.
E l'Infiba, cambiamo decisamente argomento, Assobalneari e SIB, le più importanti associazioni di categoria che rappresentano i gestori degli stabilimenti balneari, hanno annunciato per il 3 agosto lo sciopero degli ombrelloni, per tutta la provincia di Imperia, dove ci sono 200 stabilimenti balneari. Questo per protestare contro la decisione presa a livello non tanto governativo quanto della Comunità Europea, che introduce maggiori paletti per quanto riguarda le cosiddette gestioni balneari. Infatti dovrebbero essere rinnovate di anno in anno, impedendo una vera e propria gestione imprenditoriale da parte degli stessi operatori del settore. Da cui questo sciopero molto forte, il primo che si fa di questo genere, viene fatto dalle 8 alle 11 negli stabilimenti balneari, proprio per sensibilizzare anche i cittadini alle problematiche del settore. E rimaniamo in tema vacanze, ne abbiamo parlato con Sua Eccellenza Monsignor Alberto Maria Careggio, vescovo della diocesi di Ventimiglia Sanremo. Vacanze non solo per divertimento, ma anche per riflettere. La domanda è stata girata appunto al vescovo diocesano. Assolutamente no, anche se poi l'aspetto ludico fa parte di questo momento di sollievo, di riposo. Tuttavia, tanto premetto, beato chi può andare in vacanza. Si può pensare che sia un privilegio, che sia per i ricchi o quelli che hanno ancora mezzi a sufficienza per affrontare la cosiddetta emergenza occupazionale o la crisi economica. Ma è una necessità dello spirito, io lo dico sinceramente. Quindi non è soltanto un momento per la distrazione, cambiando lavoro, cambiando anche ambiente, ma ne abbiamo veramente bisogno per riscoprire noi stessi. Questa è la cosa fondamentale, per non immergersi continuamente in un mondo che poi odiamo, perché oggi come oggi c'è proprio una contrapposizione tra l'uomo e l'habitat, la cultura, il momento storico, politico, culturale. Abbiamo bisogno di rapacificarci, tanto con noi stessi, quanto con la natura, quanto con il lavoro e poi tutte le realtà della vita. La vacanza è un momento privilegiato per questo. E quindi io auguro davvero a coloro che possono andare in vacanza che approfittino di questi giorni. Oddio, un tempo le vacanze, quando si poteva andare in vacanza, si prendevano 15 giorni, un mese addirittura al mare. Oggi c'è cosiddetto fine settimana. Io vorrei correggere anche un po' il nome, direi la domenica, giorno del Signore, giorno del riposo. C'è questo giorno di andata e ritorno, quindi pensino anche bene coloro che partono da lontano per trascorrere la vacanza sull'automobile, intasare le strade, farsi un nervoso che non passa il giorno dopo neppure. Ma bisogna saper trovare, anche se non ci fosse la possibilità di uscire di casa, trovare quel momento, quell'angolo, quel ritaglio della giornata, andare forse nei giardini pubblici della città, fare una passeggiata un po' arborata dove ci sono, se c'è mai ancora il dono di una fontana, proprio per ricostruire il proprio pensiero, l'equilibrio psichico e spirituale. Tra l'altro vorrei anche dire questo, per concludere, che dobbiamo sempre rispondere al significato della propria vita. C'era un ateo, tra l'altro, ma ha saputo centrare il segno del dramma dell'uomo d'oggi, il quale ha lasciato scritto questo, il filosofo Merleau-Ponty, che siamo condannati al significato. Condannati al significato, quindi è un po' l'espressione di un disperato. Io non lo vorrei vedere in questo modo. Direi che siamo condannati al significato in un senso positivo, cioè dobbiamo saper dare ragioni del nostro essere, del nostro vivere e anche così del nostro lavorare. La vacanza può essere un momento di privilegio per queste risposte. E veniamo alle manifestazioni, fra le tante che ci sono in Riviera in questo periodo, Ingegno in riva al mare a Sanremo. Mercatini sul lungomare Vittorio Emanuele, una bella occasione per passeggiare in riva al mare, per vedere delle belle cose, magari fare anche dei begli acquisti. Ce ne parla il vice sindaco di Sanremo, Claudia Lolli, e l'organizzatore Franco Bianchi.
Un'estate con un budget che non permette, ovviamente come in tutti i comuni, dei grandi eventi, ma è importante rendere in qualche modo viva la città. Voi con questa formula di queste piccole fiere così sul lungomare state animando un po' le serate. Sì, abbiamo trovato una sinergia molto positiva con l'organizzazione. L'anno scorso abbiamo iniziato già con un primo esperimento che devo dire è andato bene. Quest'anno abbiamo fatto alcuni correttivi e abbiamo ripetuto le iniziative. Adesso partiranno su una location diversa. Vogliamo dare anche un piccolo contributo estivo alla zona della Foce, quindi porteremo le bancarelle dal 3 al 5 di questo mese sul lungomare di Torre Emanuele. E visto il successo, devo dire, lo ripeteremo in Costa Peradice dal 13 al 21 di agosto, quindi abbiamo raddoppiato praticamente le serate. Ecco, abbiamo visto nell'edizione che si è conclusa una settimana fa un buon afflusso di gente, cosa proporrete sul lungomare questa volta? Ma gli espositori a grandi linee sono gli stessi, c'è qualche ingresso nuovo, c'è qualcuno che non è potuto venire, lo proporremo tra i 35 e i 40 banchi del genere di artigianato, di prodotti, di cose belle, noi più che altro cose belle, abbiamo dato un nome diverso a questa manifestazione che Ingegno arriva al mare, di fronte siamo in riva al mare e speriamo che abbia successo più che altro di partecipazione di gente, anche se noi abbiamo provveduto a pubblicizzarlo bene, addirittura abbiamo messo i manifesti con le frecce per far vedere dove siamo. Bene, siamo in chiusura del nostro notiziario, subito dopo gli spazi approfondimento, adesso come al solito Achille Pennellatore col Meteo Liguria. Grazie di seguirci. Signori, a tutti buonasera. Ci ritroviamo con condizioni di alta pressione, quello delle Azzorre. C'è un sistema nuvoloso che tenta di scalfire questo campo di alta pressione, ma non ci riuscirà. Ha proprio le ore contate questo sistema nuvoloso, tant'è che resisterà solo la parte che andrà poi a interessare il centro Europa. Il corpo nuvoloso di cui vi parlo è questo fronte freddo che pian piano scende. Vedete che man mano che si avvicina al continente europeo perde di colorazione bianca, vuol dire che va in dissolvimento, addirittura quando arriverà qua alle nostre porte sulla Francia si dissolverà e continuerà solo la parte più settentrionale. Lo vediamo meglio con due cartine in rapida successione. La prima, quella di domani giovedì alle ore 14, in cui lo vediamo, questo corpo nuvoloso e già questo pezzettino rosso con i semicerchi rivolti verso là, vuol dire che qui l'alta pressione tende a fermare l'intero fronte freddo. Ora guardiamo la cartina successiva 24 ore dopo, cioè venerdì alle ore 14, eccolo quello che rimane. E questo andrà a dare temporali forti sul centro Europa, ma vedete che il Mediterraneo è di nuovo libero. Quindi, passando alla previsione per domani giovedì, ma che potete benissimo applicare fino a tutto sabato prossimo, se non addirittura anche la domenica, è di un cielo sereno o poco nuvoloso sulla costa, magari ogni tanto qualche addensamento di nuvole basse, marittimo costiere e un po' di foschia, soprattutto al tramonto, di notte e di primo mattino. Poi durante le ore centrali della giornata, sereno poco nuvoloso sulla costa, ma invece nelle ore più calde, sviluppo di cumuli e grandi cumuli, cumulonimbi, nelle zone interne e sia sulla riviera di Levante che quella di Ponente, la possibilità di un temporale di calore. Ieri è caduto nell'entroterra della riviera di Levante senza toccare la costa, oggi qualcosetta fatto sulla riviera di Ponente, un po' a casaccio così, nell'entroterra di pomeriggio un temporale isolato ci può scappare. La visibilità buona o discreta per la foschia e le temperature sempre su questi valori, da tenere conto che nei prossimi giorni aumenterà di nuovo un po' l'umidità relativa nei bassi strati, quindi aumenterà di nuovo la sensazione di afa. Ed ecco qui il segnalino delle temperature stazionarie. Parliamo un po' dei venti, che sono deboli variabili, 5-15 nodi, forza 2-3, bofor. Brezze sulla costa, quindi mare quasi calmo o poco mosso sotto costa, poco mosso sulle zone del largo. Questo qua almeno fino a sabato domenica ci dobbiamo tenere questo bel tipo di tempo. Grazie a tutti e buonasera.